Se tra di voi c'è qualcuno che si chiama Ventoculo, alzi la mano perché gli regalo l'abbonamento al canale. Fourier Challenge, ma il calciomercato verrà deciso dai gironi degli europei. Ieri sono iniziati i campionati europei, abbiamo seguito in live insieme a Tierless Germania-Scozia. Questa sera vi aspetto alle 20:30 per seguire insieme Italia-Albania. Iscrivetevi al canale perché guarderemo una partita al giorno di questi europei e forse anche qualcosina di più. In descrizione trovate tutti i link utili per seguire insieme a me questi campionati europei. Classici tre click per la scelta casuale della squadra. Partiamo dall'Italia. Il primo click ci manda in Italia, proprio allo Spezia. Il secondo click in Inghilterra, al Fulham. Il terzo click, oddio, Nuova Zelanda. Facciamone un altro. Sì, ci sarebbe una squadra neozelandese, però non è uscita una squadra. Quarto click in Svezia, al Like. Va bene, ci posso stare. La squadra del Like oggettivamente è un po' una merda. Qualche chicca c'è, come per esempio questo Farai, attaccante palestinese di 20 anni, potrebbe crescere in maniera intrigante. C'è il mio sosia Guidetti, qualche ragazzo di 16 anni, 17 anni, insomma la squadra è abbastanza giovane. Abbiamo 7 milioni di budget e ricordatevi che in Svezia la stagione inizia a gennaio. Come potete vedere a schermo abbiamo tutti i gironi dell'europeo e a ogni girone corrisponde un numero. Andremo a estrarre a sorte il girone, come potete vedere da 1 a 6, il numero che è uscito è l'1. A questo punto noi potremo fare calciomercato solamente dalla Germania, dalla Scozia, dall'Ungheria e dalla Svizzera. Non per forza da tutte e quattro, anche perché abbiamo un budget abbastanza risicato, ma solamente da queste quattro. Il mio obiettivo è quello di acquistare almeno un giocatore da ogni nazione, ma vediamo se sarà possibile. Dobbiamo andare a rinforzare comunque centrocampo e difesa. Ho messo a seguire un po' di giocatori di diverse nazioni. Non mi ricordo se ho detto che da ogni nazione possiamo acquistare massimo un giocatore. Partiamo dalla Svizzera. Ho inserito Loris Benito, un pochettino nostalgico, devo ammetterlo. Però è un difensore centrale che può fare anche il terzino di sinistra, che costa poco ed è un 71 di overall. Come terzino di sinistra ho messo Schmidt del San Gallo. E io mi andrei a rinforzare proprio con lui. E poi come difensore centrale Marco Oliver Kempf, dovrebbe essere il capitano dell'Hertha Berlino. Partiamo con Schmidt. Vogliono 2 milioni e 800. Possiamo trattare, sono anche interessati al nostro giocatore, 2 milioni e 5. Benissimo, io sono completamente nudo. Passiamo dunque a Kempf. 1 milione e 5 più clausola più il nostro calciatore, anche qui vogliono 2 milioni e 8. Dobbiamo stare un pochettino più bassi, 2-2. Hanno accettato, molto bene. Ci restano 5 milioni. È difficile riuscire a chiudere due colpi con questo budget. Io questi 6 milioni li devo spendere e li spendo a questo punto provando a rinforzare il centrocampo. Lui dovremmo riuscire a prenderlo. 4 milioni più clausola. Ci portiamo a casa un 73. Vogliono 5 milioni. Gliene offro 4 e mezzo. E abbiamo chiuso. Benissimo. Non abbiamo preso lo scozzese. Porca puttana. Quanto prende di stipendio? Ma io non ci credo. Ma perché ogni volta per poco non si riesce e non è mai il contrario? Perché non è mai che per poco si riesce? Non ce la si fa, ragazzi. Alla fine, alla faccia di sti babbi, mi sono portato a casa Holsgrove come centrocampista centrale, scozzese, 70 di overall, e Adam, che è molto più ignorante, guardate che bella barbozza che c'ha, ungherese, 28 anni, 72, attaccante. Sono riuscito a fare 4 acquisti da tutte e 4 le nazioni e ho rinforzato la squadra. Yeah, beccatela, beccatela. Sono contento. Andiamo a simulare la prima stagione. Amici, io ho visto davvero degli ottimi risultati. Abbiamo vinto il campionato svedese alla prima stagione. Non l'avrei mai detto, soprattutto perché abbiamo strabattuto Malmo e Hammarby. Cavolo, ragazzi, siamo stati bravissimi. Andiamo a vedere un attimo la crescita dei nostri. Schmidt è cresciuto di 3 punti overall. Kempf di 2 punti overall è diventato un 74. Holsgrove è diventato un 72. Qua davanti invece Modesto è diventato un 72 a 24 anni. Andiamo in attacco. Adam è diventato un 73, 17 gol e 3 assist. Abbiamo fatto il botto con lui. E poi Pittas, 19 gol e 5 assist. Hai capito, Ioannis? A questo punto andiamo a dare un'occhiatina agli incarichi. Attenzione però. Attenzione però, perché l'Espagnol gasa. Gasa l'Espagnol, non c'è niente da fare. Allenatore della squadra spagnola. Mi piace, mi piace. Ma ragazzi, per arrivare a fine stagione sta succedendo il delirio. Quindi sa che non saremo l'allenatore dell'Espagnol il prossimo anno. Cioè, esonerati, ragazzi. Voi vi rendete conto di che gioco abbiamo davanti? Dove andiamo? All'Alorcón, al Cartagena, all'Albacete. Dai, andiamo al Cartagena, va. Mamma mia. Sono durato 2 mesi. Sono durato 2 mesi sulla... ma senza motivo poi, senza motivo.
Adesso me cacciano pure dal Cartagena, ma che vi aspettate? E invece dai, ho fatto un finale di stagione dignitoso, sono arrivato tredicesimo. Entriamo per favore all'interno della seconda stagione. Prima di proseguire però, come sempre, un piccolo spazio allo sponsor del canale, ovvero Eneba, sito sul quale potete acquistare giochi, abbonamenti, ricariche per il portafoglio a prezzi scontatissimi. In questo momento ancora di più, perché ci sono le offerte estive. Come potrete vedere, avete ancora 7 giorni, a seconda di quando uscirà questo video, per acquistare dei prodotti a prezzi veramente super super scontati. Per esempio, il primo che capita qua, NBA 2K24 a 10,65€ per PC, God of War, che ormai ha qualche periodo, però insomma, se qualcuno ancora non l'ha recuperato può farlo in questo momento. E come potete vedere, trovate anche ricariche per il PlayStation Store o per l'Xbox, insomma. Date un'occhiata, link in descrizione per Eneba, perché sicuramente troverete qualcosina che vi interessa. E come sempre io lo consiglio, perché da qui ho acquistato Football Manager. Certo, questo è il 2023, ma troverete anche il 2024. Fateci un salto, Eneba, link in descrizione. Abbiamo una squadra paurosa. Paurosa, ragazzi, veramente da brividi. È scarsa, tranne per i due esterni, Jansson, che è nostro, ha 22 anni ed è un 70, e Jairo, che ne ha 30 di anni ed è un 70. Il resto della squadra è paurosa, vecchia, scarsa. Ho 4-5 giocatori che si ritirano, gente di 35-37 anni. Cioè Enrico qua ne ha 39, ma vai a casa, vai a letto. Abbiamo 6 milioni. Siamo pronti per estrarre dunque il girone dal quale... ma no, col cavolo, di nuovo l'1. Il 3, olla. Questo significa che potremo acquistare da Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra. Vabbè dai, non male. Problema è che abbiamo 6 milioni. Serve rinforzare la porta, la difesa, il centrocampo e l'attacco. La colonna portante della squadra. Grazie a qualche cessione abbiamo messo su 10 milioni e nel frattempo ho messo anche qualche giocatore a seguire. Per quanto riguarda la porta, secondo me Radunovic in scadenza potrebbe fare al caso nostro. Ho messo qualche altro giocatore inglese e danese, tipo questo Kickenborg. In realtà potenzialmente è meglio di Radunovic, ma andrei a pagare troppo. Andiamo a prendere il portiere del Cagliari, 1 milione più Yafetz. Benissimo. A questo punto per la centrale io ho messo a seguire solamente Salquist, perché 29 anni, 71, assolutamente in linea con la nostra squadra, anzi è uno dei più forti e lo paghiamo veramente poco. 1.500.000 con una piccola clausola. 1.700.000, va bene, una controfferta che ci sta, accetto. A questo punto mi manca solamente lo sloveno e l'inglese. Tra gli inglesi io ho messo, ragazzi, il leggendario Ventoculo, Windes. Ma chissà se lui sa di chiamarsi Ventoculo, è assurdo questo cognome. In italiano non credo esista il cognome Ventoculo. Se tra di voi c'è qualcuno che si chiama Ventoculo, alzi la mano, perché gli regalo l'abbonamento al canale. Tra l'altro ha ancora dei dati strepitosi. Costa niente, io me lo porto a casa. 1.300.000, clausoletta. Boh, te lo posso dire, ci posso stare. A questo punto quei 4-5 milioni che ci restano li vado a spendere per un attaccante sloveno, chiaramente. Avevo puntato Sporar e Vipotnik, due che probabilmente vedremo in questo europeo. Potenzialmente vado su Vipotnik, visto che me lo posso permettere. 3 milioni più Musto, Jan Musto. Vogliono 3.200.000 e io glieli do. Potendo fare solo 4 acquisti, non siamo riusciti a coprire ogni ruolo. E infatti, come centrocampista centrale di sinistra, abbiamo un giocatore che calerà a picco, porca miseria. Seconda stagione chiusa, e devo dire che in generale è stata una stagione positiva, come dimostra anche il pollice in su. Veramente un gran peccato, perché siamo arrivati vicinissimi ai playoff per salire in Liga, ma la cosa più incredibile secondo me l'abbiamo fatta in Coppa di Spagna, perché abbiamo perso in semifinale. Radunovic è diventato un 73, Jansson è diventato un 74, 15 gol e 7 assist, molto bene. Anche questo Sersanti, che non conosco, 23 anni, è diventato un 70. Ventoculo, 12 gol e 7 assist, sapevo sarebbe stata una certezza. E Zan Vipotnik, 14 gol e 4 assist, ci posso stare. Beh, a questo punto, ragazzi, io spero di poter fare un bel upgrade. Oddio, il Valencia, tecnicamente il Valencia va in Liga e ha un botto, ma un botto di budget. Perché in porta chiaramente non c'è più Mamarda. In difesa qualcosina è rimasto di interessante. A centrocampo c'è Alvarado, c'è ancora Diego Lopez, Guillamon, Pepelu. Beh, oddio ragazzi, cosa straminchia ci fa il Valencia qui? Madonna, il sicario. Niente, tocca andare al Valencia. No, no. Proviamo la Spalmas, dai. È che siamo a giugno, mi sa. Infatti. Porca. No, non mi ero accorto del tempo che passava.
non mi ero accorto del tempo che passava. Non so se posso fare il cambio squadra già da subito, ma non mi ero accorto del tempo che passava. Porca miseria. Siamo all'interno della terza stagione e chiaramente non ci sono incarichi. Ma questo è un problema. L'unica cosa che posso fare è provare a cambiare squadra a gennaio. 9 milioni, sono 9 milioni che non ci permettono di rinforzare troppo la rosa, soprattutto perché ho tanti giocatori in scadenza. L'altro problema è che io non posso cambiare squadra a gennaio durante la terza stagione, lo posso fare solo durante l'ultima. Quindi l'unica cosa che posso fare è fare bene con il Cartagena in questa terza stagione, cambiare squadra alla fine di questa terza stagione e poi a gennaio della prossima. A questo punto, da che girone dobbiamo fare calciomercato? Dal sesto girone, dal gruppo F, Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca. Serve sicuramente andare a rinforzare ulteriormente la difesa e soprattutto il centrocampo centrale. Ragazzi, ma questo chi minchia è? Ma me l'hanno buttato dentro così perché non avevo abbastanza giocatori? Io mi stavo comprando il mio David Peck come terzino di destra della Repubblica Ceca. Volevo fare uno scambio con enorme Carlos Sanchez e mi sono ritrovato Stanley Marshall. Ah, oh, molto bene. Allora Calero, Suka, comunque io lo prendo lo stesso Peck. 2 milioncini e mi sono fatto pure il terzino di sinistra. Dai, 3 milioni e 3 Peck, forza, dai. Tra l'altro Peck da trequartista fa anche un upgrade. Ah sì, vedete, mi hanno aggiunto gente a caso come questo Marin e quel Marshall, ammazza che buscio di culo. Alla fine, oltre a Peck, ho chiuso Kutlu come centrocampista turco, Çakvetadze come georgiano, lo sto trasformando alla destra, e poi dagli svincolati ho preso anche un portoghese, ovvero Ricardo Monteiro come centrocampista centrale di riserva. Questa è dunque la nostra formazione finale. Quel Marshall lì è un tocco di classe e ancora sono stupito dal suo arrivo in questa squadra. Però ragazzi, possiamo arrivare alla fine della stagione secondo me con un buon overall. Dobbiamo per forza. Finale di stagione, terza per la aspetta un secondo, va. Qual è l'obiettivo? Lotta per la promozione. Ma io l'obiettivo l'ho raggiunto, quindi tecnicamente dovessi perdere col Granada, l'overall allenatore dovrebbe rimanere tale. Quindi quando sono arrivato, scusate, in tutto questo, quinto. Quinto. Bah, te posso dire che non mi lamento. Andiamo. 0-0 l'andata. Benissimo. Non siamo va bene. Allora, dove andiamo di bello? Dove andiamo di bello? Il Cadiz è arrivato primo con Satriano. Ma, insomma. Ma di nuovo like, cioè. Occhio a non fare lo stesso errore di prima perché siamo a giugno. Andiamo al Cadiz. Mamma mia, il Cadiz. Ma veramente il Cadiz. Ma il Cadiz mi caca di nuovo. Io non posso rischiare di non cambiare squadra. Vabbè, ragazzi, ma che vedevo di? Cambio squadra a gennaio. Almeno siamo in Serie A spagnola. Ma non ce la facciamo mica. Alla quarta stagione non siamo in Champions, non ce la facciamo mica. Cioè, ci vuole veramente un miracolo a gennaio. Per carità, la squadra non mi sembra nemmeno marcia. Ledesma 82 di overall. Aspetta che ti rinnovo il contratto. Porca miseria. Falschust, vabbè, oddio, in difesa qualcosina interessante, cioè c'è Jašić e il Sharawi. Ocampo, Escalante però si ritira. Abbiamo come Fake Angels a centrocampo. Qua davanti qualcosina di intrigante c'è, Choupo-Moting sta morendo, Satriano è diventato un 79. Non è proprio marcia come squadra. Qua davanti potremmo anche esserci, pure sugli esterni. Dove dobbiamo migliorare è ulteriormente il centrocampo e ancora un po' la difesa probabilmente. Ultimo calciomercato dunque di questa Fourier Challenge, la dovremmo fare... Ancora il 6? Assolutamente no. Il 5? Il girone 5 dunque con Belgio, Slovacchia, Romania e Ucraina. Ok, qualcosa possiamo trovare. Per questa quarta ed ultima stagione abbiamo 31 milioni, bene anche con il budget. Ho messo a seguire un po' di gente intrigante, partendo dalla difesa, qualcuno che potrebbe esserci utile senza dover per forza sborsare troppi soldi, e direi che Zabarni e Teat non rientrano in questa lista. Molto di più Valiant, come slovacco potremmo puntare su di lui, oppure addirittura Matvienko ci viene a costare veramente, ma veramente poco. Hanno la stessa età, però Valiant ha 3 punti overall in più. Ecco. Sulla sinistra, Mykolenko a questo punto. Valiant, intanto. Cerchiamo di stare un po' bassi, però. Tipo 11 milioni, sarebbe già tanta roba. Ne vogliono 12,6. Scusami, facciamo 11,6. Benissimo! Benissimo! Sulla sinistra, come detto, Mykolenko. Dico la verità, non sono convintissimo di questo acquisto perché vanno via troppi soldi per un terzino. Volevo proprio dire, se accettano 19-20, sì. Se no 26 non te li posso dare.
25. No, vado a cercare qualcun altro. Preferisco rinforzare il centrocampo intanto con Boloca. Non ci credo. Non ho i soldi per fargli il contratto così. È una follia. Alla fine ho respirato, ho lasciato andare Dovbik e ho rinforzato tutta la squadra. Quindi, appunto, Valiant, Boloca, preso dal Sassuolo per 13,7 milioni per il centrocampo. Dubinchak come direzione di sinistra dal Levante, 76 di overall. E ho rinforzato l'attacco con Dante Van Zeir. Così tutte le posizioni del campo che dovevo rinforzare, in realtà, appunto, le ho rinforzate. E questa potenzialmente è la mia titolare per arrivare a gennaio, raga, Ho ricevuto questa offerta il primo di ottobre dal Ren. Ora, innanzitutto dobbiamo andare a vedere che cosa fa il Ren nella vita. Gioca la Champions? Allora, gruppo A no, gruppo B no, gruppo C no, gruppo D no. Di francesi ne ho già viste a sufficienza, quindi direi di no. Conferma. Si fanno l'Europa League. Allora, ragazzi, direi che ha poco senso. Siamo a dicembre e ho controllato nelle richieste, c'è della robetta interessante. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen. In Spagna non ci sono le top, ma c'è il Bayern Monaco. C'è il Bayern Monaco, che in Germania sta facendo cacare. In Champions come stanno facendo queste tre sgarzoncelle? Ma non la Supercoppa. Madonna, il Monaco ha battuto il Paris Saint-Germain, godo. Il Borussia Dortmund c'è ancora, se la sta giocando con la Dinamo e con il Chelsea. Il Bayern Monaco ha un girone abbastanza più tranquillo, quindi dovrebbe passare. C'è anche il Leverkusen, che se la deve vedere poi con Copenaghen e Marsiglia. Quindi in realtà, madonna, il Racco va a 9 punti. Ma cosa sta combinando? Raga, io provo il Bayern Monaco. Sarebbe abbastanza clamoroso. Io non ci credo che hanno accettato, ragazzi. Dal like in Svezia, guarda che roba. Guarda che roba, guarda che roba. Io non ci credo che hanno accettato. Io non ci credo. Io non ci credo. È impossibile crederci. A questo punto niente. Dobbiamo solamente sperare che le cose vadano bene. Sané lo mettiamo a destra. A sinistra ci mettiamo Grealish. In difesa abbiamo Singo. Lo mettiamo insieme a Kusun. Noir 74. Per fortuna che c'è Pickford, va. Sì, oddio. Centrocampo un po' una merda. Vabbè, sul fatto che potessimo superare il girone c'erano veramente pochi dubbi. Eravamo già in una discreta situazione. Alla fine l'ultima partita l'abbiamo pareggiata e siamo passati comunque come primi. Incontreremo il Marsiglia, che è passato secondo alla fine al posto dell'Everkusen. Andiamo fino alla fine, ragazzi. Questa è la nostra ultima possibilità. Tra l'altro ve lo posso dire, percorso non male. Cioè, alla fine il Bayern Monaco ha preso un allenatore che non dico ha fatto più o meno il mio percorso, perché no, Kompany non ha fatto questo percorso, ma comunque non l'hanno preso subito da una top. Quindi, oh, regà, ci può stare, il percorso mi è piaciuto. Andata contro il Marsiglia, vittoria per 3-0. E questo ci piace molto. Vediamo il ritorno. 5-1 totale. Bene, con la formazione che si sta ribellando, ma siamo ai quarti. Contro il Borussia Dortmund. Bella. Serve un miracolo che non è arrivato. Signori, finisce qui. Percorso ottimo, percorso fantastico. Sfortunati nella simulazione. Sicuramente col Borussia Dortmund si poteva fare di più. Chiudo, tra l'altro, con due esoneri. Non, bel percorso, ma due esoneri, insomma, che dire, non saprei. Ditemelo voi nei commenti, ragazzi, com'è questo percorso. Io sono andato allo Schalke 04 nel frattempo. No, voglio capire un attimo, giusto così, al volo, com'è. Finisco la stagione. Si chiude questa Fourier Challenge con il Bayern Monaco che non vince il campionato. Arriva terzo alla fine della Champions League. Chi se l'ha portata a casa? Sarà Paris Saint-Germain, Real Sociedad. La finale. Real che ha battuto il Borussia Dortmund ai rigori. Andiamo a vedere al volo il Cadiz come si è trasformato con Ledesma che è diventato un 84. Schust un 81. Jasic un 79. Valet è rimasto chiaramente un 79. Boloca 79, Angels 82. Satriano un 82, spettacolare. Alla fine Cadiz che si è classificata ultima. Ma come, con quella squadra ultima? Ma perdonami, io avevo fatto comunque dei buoni risultati. Ma che cosa strana. Fammi vedere il Cartagena invece. Cartagena metà classifica di Serie B spagnola. C'è qualche giocatore intrigante. Radunovic, ancora lui. Marshall è diventato un 79, Peck 77. Ci sono ancora quelli che ho acquistato io. C'è ancora Ventoculo, fenomenale. Takvetaz 74, Isaac Jansson 77.
Vipotnik è diventato un 80. Ragazzi, la Fourier Challenge dedicata agli europei finisce qui. Mi sono divertito però perché, come avete visto, abbiamo fatto degli acquisti credibili. In realtà si potrebbero quasi giudicare realistici. Ma soprattutto abbiamo preso qualcuno di particolare. Alla fine è anche questo il bello. Siamo stati un po' sfortunati con la simulazione. C'è anche da dire che forse alla fine non mi meritavo una finale di Champions. Il percorso è stato bello, ma non ho mai raggiunto delle vette importanti. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.